Come si fanno le scelte su un olivo che è stato fino ad oggi allevato non correttamente? Ciao a tutti, oggi andiamo a potare questo olivo che non ha la struttura primaria ben definita, quindi dobbiamo iniziare a portarlo verso una situazione più chiara. Quindi, oltre al solito giro intorno alla pianta, inizio a cercare di capire come poter creare le branche, perché qua purtroppo abbiamo una branca che rimane un po' centrale, poi si allarga e poi si divide in due e va in due direzioni completamente opposte e manca un po', diciamo, un senso, manca un po' una cima coerente. Quindi io, per togliermi un po' di dubbi, specie, questo è un consiglio che do anche per gli inesperti, inizio a togliermi i succhioni più vigorosi centrali che puntano verso il centro, che quelli sicuramente non li possiamo utilizzare per formare una nuova branca, perché qua è possibile che sia necessario ricreare una nuova branca utilizzando un succhione. Inizio a fare a togliere questi succhioni, specialmente sul dorso. Così da avere la situazione un po' più chiara. Ora che ho tolto i più brutti, diciamo, posso iniziare a partire dalla branca più bella, che è quella per forza la devo lasciare, e da lì prendo le decisioni sulle altre. La branca più bella è questa, come vediamo, perché comunque ha una buona inclinazione, e quindi questa sicuramente la andiamo a tenere. Dobbiamo solo definire la testa quale tenere. Io preferisco tenere questa perché qua comunque mi va un po' fuori asse, mi si riappiattisce un po' l'inclinazione, qua invece è più costante, è anche di diametro più piccolo, quindi è meno vigorosa, che è quello che serve per la testa, insomma. Vado a togliere questo succhione un po' più vigoroso e la testa la lascio stare così. Andando a scendere ho un po' di problemi su questa secondaria, che è enorme, ma per il momento la lasciamo, al limite si potrà togliere il prossimo anno. Vado ad eliminare qualche moncone che è rimasto sulla pianta e da qua dobbiamo girare verso destra. Qui abbiamo questo succhione che teoricamente potrebbe ricrearci una branca. È un succhione che nasce sulla solita branca, ma è ancora a un'altezza sufficiente per poter ricreare una branca, quindi per il momento lo lasciamo un attimino. Ora qui dobbiamo iniziare a definire invece qual è la struttura primaria, quindi sicuramente questa non va bene perché è troppo orizzontale per essere una primaria, comunque troppo grossa per essere una secondaria. In questa fase bisogna che la vada a togliere, perché sennò non riesco a definire appunto la struttura, quindi me la tolgo subito. Così intanto ho aperto un po' la pianta. Poi qui abbiamo un moncone, quindi è bene che lo vada a togliere. Questa, anche se fa un giro un po' strano, potrebbe diventare una primaria. E supponendo che questa mi potrebbe diventare nei prossimi anni una nuova primaria, qui dobbiamo spostarci verso destra. Quindi potremmo utilizzare sia questo, che ha una buona inclinazione, o eventualmente anche questo, però io privilegerei questa strada più che altro perché qua mi ritorna di nuovo orizzontale, mi va quasi a riscendere, quindi non mi piace molto. Questa per ora la potrei anche lasciare come secondaria, poi andrà sicuramente eliminata successivamente perché ha un diametro troppo grosso rispetto alla primaria, che diventerà questa. Quindi questa la tolgo. Poi qui abbiamo una dicotomia e quindi tutta la parte che mi va verso, diciamo, verso questa direzione la devo togliere se voglio definire bene quella che è la strada da scegliere. Quindi tutta la parte che mi va di là me la tolgo. Molto importante che non ci sia confusione nella pianta, se no
non si riesce mai a arrivare al dunque. Ora già si inizia a capire che questa è una branca e questa è la sua cima, e qui ci siamo. Ora continuiamo a girare. Qua abbiamo questa branca che è una sorta di secondaria attaccata al tronco, che però non va bene perché stona completamente. Quindi già che abbiamo quest'altra sopra che ha un'inclinazione migliore, questa qua sotto la possiamo andare anche ad eliminare completamente, perché per ora ci crea un apporto di linfa in una zona che non va bene se vogliamo creare il policonico. Quindi questa me la vado a togliere tutta. E come ho detto, ho tenuto questa qua sopra, che per ora come testa ha questo succhione che purtroppo è un po' troppo verticale, però per ora non abbiamo altro, e comunque potrebbe pian piano che cresce, inclinarsi leggermente. Piegarlo non servirebbe a niente, però magari il suo stesso peso lo porta ad andare leggermente verso l'esterno, o se no ne rifarà altri, visto che comunque abbiamo per il momento abbastanza stravolto il rapporto chioma radice. Sicuramente ci saranno nuovi succhioni, magari ne fa uno bello in questa zona con un'inclinazione ancora migliore, il prossimo anno sceglieremo quello. Però per quest'anno io mi fermerei qui, perché comunque sia abbiamo fatto le scelte più importanti, e nei prossimi anni possiamo vedere cosa succede ed eventualmente prendiamo nuove decisioni. Ripeto, la cosa più importante in questi casi è iniziare a stabilire quali strade deve prendere l'olivo, e lo abbiamo fatto, quindi per ora va bene così. Non perdiamoci a fare mille taglietti che non serve a niente, anche perché le foglie alla pianta comunque servono per crescere. Bene, con questo ho finito. Se avete domande, mi raccomando, fatemele nei commenti, e ci vediamo presto con altri video. Ciao ciao!